questo audiolibro di Arthur Schnitzler, Doppio Sogno, ha suscitato un interesse particolare anche in Kubrick, che lo ha poi preso come soggetto per il suo ultimo film. Schnitzler, che ho scoperto abbastanza tardi, è uno scrittore interessante, diciamo, raccoglie l'influenza di Freud, a cui è contemporaneo. Più o meno, questo libro è stato scritto nel 25-26 e la sua tecnica anche di scrittura raccoglie quella innovazione che è il flusso di coscienza. Quindi contenuti e anche modalità di scrittura lo caratterizzano. C'è un tema che viene fuori che è quello del doppio, quell'ambivalenza che c'è in ognuno di noi, che fa sì che nessuno di noi sia bene o male, buono o cattivo, ragione e istinto, ma insomma queste due forze coesistono e spesso sono in conflitto tra di loro all'interno nostro, governano noi la nostra vita, i nostri atti, insomma, e spesso non sappiamo noi stessi cosa siamo, no? Dottor Jekyll, Mr. Hyde, la parte razionale, la parte pulsionale, i desideri, le pulsioni, l'istinto che ci spinge e la ragione. Spesso queste due forze coesistono e lottano tra di loro. Svelarne un po' le dinamiche e le modalità di espressione poi è diventata anche una delle modalità di una scrittura contemporanea, moderna. Queste due forze poi sono anche i protagonisti di questo racconto, nel quale i personaggi che conducono una vita formalmente normale, apparentemente bella, questi personaggi sono invece dominati da pulsioni che li rendono schiavi e padroni dell'altro, e in cui l'erotismo sconfina in perversione, mescola sacro e profano, come ad affermare che il piacere è solo il prodotto dell'appagamento dei più inconfessabili istinti. Quindi una dicotomia morale, che appunto abbiamo già visto anche nel Dottor Jekyll e Mr. Hyde, che qui è approfondita e supera il confine tra bene e male per addentrarsi anche in un accurato esame della psiche del personaggio. E nell'opera di Schnitzler questo crollo delle barriere morali è anche un po' la metafora del disfacimento di quello che era il mondo della società austro-ungarica a cavallo tra le due guerre mondiali. È il crollo di un mondo, quello anche del positivismo, ritenuto a lungo ideale, che aveva offerto una certa stabilità, anche se non perfetta. È la storia di due coniugi, Fridolin e Albertin, una coppia borghese apparentemente consolidata, unita in un matrimonio dal quale è nata una bambina che amano e che si trova a un certo punto della loro vita a dover fare i conti con quella parte che era tenuta nascosta e sentita come minacciosa, la più inconfessabile, che era relegata nella sfera dell'inconscio, e che invece emerge e quindi può anche permettere una liberatoria presa di coscienza di sé. Questo doppio sogno, uno che è evidentemente un sogno ed è un sogno reale, quello di Albertin, libidinoso ed erotico, e dall'altra parte è quello che anche qua sta a cavallo tra sogno e realtà, che è invece il sogno di Fridolin nel suo vagare notturno, e appunto che rimane sospeso nella soglia del dubbio, cioè non sappiamo fino alla fine se questa notte che lui trascorre così densa di avvenimenti è realtà o è immaginazione, insomma se i fatti che si svolgono in quella notte sono da lui immaginati o se sono vissuti realmente. Sta di fatto che questi personaggi risultano sdoppiati e che
il provare, il raccontarsi questa parte di loro che fino a quel momento era rimasta nascosta, li pone di fronte alla necessità di trovare un nuovo modo di stare insieme e anche di comunicare e soprattutto di accettarsi anche nella loro realtà più nascosta, che fino allora non era mai emersa. Unheimlich è il termine che usa Freud per definire l'emergere imprevisto di una strutturale ambivalenza. Si resta turbati quando ci si avvede che il pensiero, e cioè qualcosa che per definizione sembra appartenere al dominio dell'immateriale, di ciò che non può dunque in alcun modo influire sulla realtà naturale, è viceversa in grado di cambiarla profondamente. Quindi l'intima duplicità del pensiero, il suo essere un modo di rappresentazione della realtà, ma insieme anche un modo di produzione della realtà stessa, e questo suscita effetti tanto più perturbanti quanto più intensa e sorprendente è questa scoperta. Questa scoperta che fa anche Fridolin, insomma, in cui il suo pensiero produce quell'avventura e non sappiamo se questa, continuiamo a non sapere se questa avventura è vera o no. E inoltre perturbante anche la presa di coscienza che l'ambivalenza non riguarda qualcosa che è esterno rispetto a noi e che dunque appartiene ad un altro, ma al contrario, che essa ci riguarda, che siamo noi stessi ambivalenti, anche quando non ce ne rendiamo conto. Quindi questo elemento perturbante non è in realtà niente di nuovo, esterno, ma è invece un che di familiare alla vita psichica fin dai tempi antichissimi e consiste in un affetto o in un'emozione che sia stata trasformata in angoscia per effetto della rimozione. E fra le cose angosciose ve n'è un gruppo nel quale è possibile scorgere che l'elemento angoscioso è qualcosa di rimosso che ritorna. Spesso questo è collegato dal comune riferimento alla morte e ancora più specificatamente alla presa di coscienza di una irriducibile duplicità, individuabile nell'altro con cui si viene in contatto, ma più ancora in se stessi. Il turbamento scaturisce dalla scoperta del doppio all'esterno di noi, ma più ancora nel nostro interno, e consente di comprendere per quali ragioni persone o cose fra loro eterogenee possono suscitare quello stato d'animo peculiare, anche se difficilmente definibile, che si chiama perturbante. Insomma, il perturbante è qualcosa che avrebbe dovuto rimanere nascosto e che invece è affiorato. E massimamente perturbante, poi, è la scoperta che ciò che sembrava non appartenere alla casa, in realtà proprio da essa proviene. Così che Unheimlich deriverebbe appunto dalla scoperta che ciò che consideravamo acquisito, vale a dire la relazione di mutua esclusione fra Heim e Unheim, cioè fra casa e non casa, fra l'ambito domestico e quello estraneo alla casa, deve essere sostituito dalla consapevolezza, davvero in ogni senso perturbante, che non si dà affatto un'opposizione assoluta fra casa e non casa, e che anzi la prima può rivelarsi essere insieme e indissolubilmente anche la seconda, e che di conseguenza tutto ciò che tendenzialmente consideriamo familiare e dunque rassicurante, favorevole, protettivo, può manifestarsi invece come minaccioso e ostile, che anzi il massimo del perturbante si registra quando avvertiamo che proprio dalla casa e non da ciò che a essa è estraneo proviene la minaccia che incombe su di noi. Quindi Unheimlich è quel moto dell'animo che avvertiamo quando ci rendiamo conto che non si dà alcuna possibilità di ricondurre a termini univoci e a distinzioni nette e irreversibili la nostra esperienza, quando scopriamo che la stessa cosa che sembrava poterci rassicurare, proprio quella invece ci inquieta. Ed è proprio allora la relativa certezza dell'intrinseca e ineliminabile duplicità di cose, persone, situazioni e avvenimenti a suscitare
turbamento. E questa quindi diventa una dimensione con la quale la modernità si deve confrontare. E da questo punto di vista, come vediamo nella storia, che tutto sommato ha un finale confortante, la possibilità di comunicazione, cioè di rivelare questa parte altra che sta in noi stessi, quella che non avevamo mai confessato in una vita che prima apparentemente era normale, quindi la possibilità di confessarla e di trovare ascolto e di rimando anche di ricevere la parte dell'altro meno confessata, insomma, può permettere in qualche modo una miglior convivenza, può permetterci anche di liberarci, insomma, di prendere coscienza di questa nostra parte che affiora senza che ne abbiamo completamente consapevolezza, ma dalla quale ci sentiamo invece trascinati nostro malgrado e che determina comportamenti che sono anche meno accettati dal punto di vista sociale o della convivenza della coppia, insomma. Quindi i nostri protagonisti, i protagonisti di questa storia, dopo aver vissuto la loro, come dire, dopo essersi rivelati, dopo aver raccontato la loro storia, il loro sogno, intuiamo che riusciranno a ritrovare un rapporto più vero tra di loro. È un pochino una specie di percorso psicanalitico, insomma, no? Di questa confessione, di questo racconto del sogno attraverso il sogno e della scoperta del proprio essere, insomma, del proprio inconscio rimosso nel momento in cui affiorava. Qui i personaggi, in qualche modo, attraverso il sogno, hanno buttato fuori la loro componente istintuale rimossa. Cosa che in qualche modo li ha anche avvicinati a quella componente, quella di Eros, ma anche di Thanatos, no? Cioè questa percezione di questa coincidenza di amore e morte, no? Anche nell'orgia, in quello che succede, insomma, a Fridolin durante questa notte, che lui trascorre seguendo la sua pulsione, amore e morte compresenti, insomma. E anche qua l'amore è concepito non tanto come o come soltanto vita razionale, ma in cui la ragione non funziona più da sola. Quindi non è possibile ridurre l'amore a una componente soltanto razionale. L'amore è follia, insomma, è qualcosa che è quello che è, ma anche altro da quello che è. Noi siamo noi, ma anche un'altra cosa. E quindi l'altro, che insomma, in un rapporto d'amore che funzioni, deve anche essere in grado di dar modo al partner di esprimere quella componente altra, anche la componente contraddittoria, folle. Che ha dentro. Nel momento in cui ci rappresentiamo l'altro come un unico modello, come un'unica figura, con un'unica immagine, insomma, quella che piace a noi, insomma, vedere dell'altro, precludiamo all'amore o a una storia d'amore di manifestarsi nella sua totalità, insomma, di essere una vera storia. Il rischio è quello di ridurre l'altro semplicemente a una nostra rappresentazione, insomma, no? Di ridurre l'altro ad essere quello che noi ci aspettiamo dall'altro, che vogliamo dall'altro, insomma, a isolare nella duplicità, nella molteplicità dell'essere altro, di prendersi solo quella parte che va bene a noi, insomma. E quindi con scarse possibilità che il rapporto d'amore poi possa svilupparsi in tutte le sue potenzialità.